Buongiorno amici di YouTube, oggi passeremo questa stupenda giornata assieme. Adesso mi trovo in macchina, sono quasi le 8 del mattino ed è lunedì 20 giugno, domani è il mio compleanno, è il 21 giugno. E niente, sono in macchina perché ho dormito a casa di Brian, quindi adesso torno a casa mia. E niente, vi porto un po' nella giornata con me, cosa mangio, cosa non mangio, cosa faccio, cosa non faccio. Un po' di faccende di casa perché in questi giorni ero a casa da sola, che pa... Un pollo. Pollo! Un pollo! Che buono il pollo a colazione, vero? Tra poco faccio colazione, adesso devo partecipare a una riunione su Zoom con i miei colleghi coach. Sì, alle 8 del mattino. Intanto prepariamo la colazione. Io mi sdraio direttamente. Frullato nutrizionale. Poi ci abbiniamo un po' di questa torta al cocco che ho fatto l'altro giorno. La ricetta, sì, quando voi vedete questo video è già su Instagram, quindi al top. Prendiamo qualche cubetto, uno, due, tre, va. Mi raccomando, andatevi a vedere la ricetta su Instagram, cioè. Mi piacciono le mie unghie, ne vado molto fiera. Ok, è arrivato il momento di fare un po' di allenamento. Ho fatto pausa settimana scorsa perché ogni 6 settimane di protocollo di allenamento faccio una pausa di una settimana. Questo mi aiuta tantissimo a mantenere il focus. Infatti sono almeno 3 anni, credo, che faccio in questo modo e non ho mai mollato. Per esempio, vabbè, ovviamente se si va in vacanza, vabbè, però non ho mai avuto periodi di down, di poca voglia, quindi questo mi aiuta tantissimo. Devo dire che però in estate con questo caldo ho un po' meno voglia anche io di allenarmi, però ho raggiunto tanti obiettivi, non voglio perderli, mi piace il fisico che sto ottenendo, quindi anche questo mi motiva tanto. Idratazione sempre, questo qui è un infuso, è a base di tè nero, tè verde e anche un po' di caffeina pura, quindi questo mi aiuta anche comunque a svegliarmi bene, soprattutto di prima mattina perché lo bevo a stomaco vuoto al mattino e poi anche durante il giorno per mantenermi idratata e anche appunto per darmi più energia. Di pranzo, paciugo a gogo, non mi giudicate, ma avevo un po' di rimasugli, quindi ho unito tutto quanto. Invece spesso dicono, ma che mappazzoni fai? Tanto nello stomaco si mischia tutto, no? Cioè, vabbè, ovvio, non faccio cose astruse, però tipo, qua dentro c'è insalata, fagioli, tonno e uova, perché era un'insalata di riso che ha fatto mamma, ma poca roba. Ho aggiunto dei pomodorini e del pesto che ha fatto mia mamma. A me piace, poi magari detto così non sembra un mix meraviglioso, però io vi consiglio di provarlo. Mai giudicare un libro dalla copertina. E niente che dirvi, buon pranzo. Lo faccio vedere più da vicino se volete. Guardate, guardate qua. Non so se avete mai condito l'insalata con il pesto, invece di mettere l'olio, sale e aceto, dovrete mettere il pesto, buonissimo. Siamo un po' qua in giardino, sono venuta qua dal bimbo che tengo nei pomeriggi. Vai! Siamo stati in casa, prima sono andata a prenderlo verso le 5 dall'asilo e troppo caldo per stare fuori, siamo scesi un po' adesso che sono le 6:40, sto andando in bici e niente, dopo torno a casa. Miau! Siamo tornati a casa.
Direi che ora possiamo fare, credo, vediamo quanto è piena la roba sporca, una lavatrice e soprattutto doccia, capelli, tutto qua, tutto, tutto. Ok, faccio andare la lavatrice, c'era un po' di roba, e poi mi faccio la doccia, poi si cena. Ah, doccia fatta, sono le 8, qui abbiamo la cena. Non ho dovuto cucinare nulla perché mia mamma ha fatto una mega insalatona di riso venerdì scorso quando sono partiti oggi lunedì. E me la sono divisa pian piano nei pranzi. È arrivata benissimo ad oggi. L'ho messa un po' come contorno. Poi ho scongelato un burger vegetale che abbiamo fatto in casa con dei fagioli, verdure. E poi altre verdure che mamma aveva cotto venerdì. Sono durate alla perfezione. Quindi, cioè, io non ho praticamente cucinato in questi giorni. Allora, come dolcetto io opto per questi qua, sono il mio amore, sono la mia fissa del momento. Non hanno zuccheri, pochi carbo, un dolcetto post cena, super buono. Sto anche testando questi qua, ne ho provato uno, questo qui più gusto fragola, penso sia frutti di bosco. È un po' pesantino però sono sempre leggeri, non hanno zuccheri neanche questi qua, cioè ce ne hanno pochi, sono anche un po' proteici e assomigliano tranquillamente a un gelato normale che si prende tutti i giorni. Scaldato un po' in microonde, io lo metto 30 secondi, oppure lo potete scongelare, mettere in forno e viene super buono. Spero con questo video di avervi tenuto compagnia, di avervi portato un po' nella mia quotidianità. Quando sono a casa da sola mi diverto tantissimo perché faccio tutte le mie cosine con calma, mi metto a cucinare, registro i video. Quindi spero di avervi tenuto compagnia, mi raccomando seguitemi anche su Instagram dove lì ho tante ricette, molto di più sulla mia vita, e anche su TikTok dove condivido molto spesso le mie giornate, e seguitemi anche qua su YouTube per sostenermi. Al prossimo video, ciao a tutti!